Ciao bella, come ti butta? Qui siamo in quattro e tra poco cominciamo a schiacciare punti neri a vicenda. I condizionatori sono rotti, fa un caldo che le ascelle cominciano a parlare. Teniamo aperte le finestre e preghiamo. Me lo avevano detto, stare in ufficio ad agosto è peggio che guardare la vernice che asciuga, ma non pensavo fino a questo punto. Mi hanno anche detto però che quando meno te lo aspetti arriva una di quelle rogne grosse, brutte e pelose. Io, se la vedo quella rogna, le sputo dritto in un occhio. E a Milano? Che dicono quei cattivoni della direzione? Un saluto appiccicoso da Bologna. Marica Renali, Air Trade and Port, Bologna Branch. Mari! Meno male che ci sei tu! Già pensavo di dover trascorrere la giornata a contare i neri di Loretta Cencio. È impressionante! Fino ad ora ne ho contati 176. E mi sono limitata solo al collo! Qui siamo in 10. La direzione ovviamente se l'è data a gambe. E chi li vede mai ad agosto? La signora Cozzi si è andata in Sardegna con il catamarano del suo nuovo amante. Spero che l'anonima sarda li rapisca entrambi e li rilasci sotto forma di buzzonaglie di tonno. Mari, ti prego, dimmi che questa giornata finirà. Scrivimi, eh? Mi raccomando, scrivimi. Altrimenti per passare il tempo sarò costretta a contare quante volte Antonio da tutto dirà la parola merdoso. Baci, baci, baci. Ho visto la foto di Antonio da Cunto su Facebook. Porca paletta! Sembra che la sua faccia sia stata colpita in pieno da un tram. E Loretta Cencio? Ha un nelo peloso sul mento. Come diavolo fai a lavorare con dei mostri del genere? Saluti spugnosi da Bologna. Facebook? Come fai ad andare su Facebook? Elena Truppo, Air Freight Import, Milano Branch. Li ho visti da casa, Elena. Lo sai che qui solo quei fetentoni dei capi reparto hanno la password? Attenta a quello che dici. Ieri sera mi sono collegata e ho visto le foto di quei mostri. Capito? Aspetta che ti chiamo. Marica Renani, Air Freight Import, Bologna Branch. Grazie Mary, mi hai salvato la giornata. Acqua in bocca. Smack smack. Mary, mi sono ricordata che anch'io ieri sera a casa ho visto le vostre foto su Facebook. Se io lavoro con dei mostri, tu sei circondata da porti umani. I peggiori, Tommaso Venturi, Teo Rossi e Fiorella Tigrotti. Ma la Tigrotti cos'ha? Che figlia della scimmia cita stuprata dai te? E Rossi, ha un naso grande quanto la casa di mia nonna. E poi, che ci fanno ultra cinquantenni come loro su Facebook? Tate! Dai Elena, Tommaso Venturi spacca di brutto. Le sue ascelle producono brodo vegetale e c'ha un fiato che farebbe partire i treni. Però è carino, dai! Ti sei spupazzata il Tommy, eh? Dici la verità! Forse è poco fotogenico, ma in quei primi piani sembra un topo muschiato. Secondo me è più carino l'altro, quello nuovo, il Pedretti. E lasciamo stare Sabrina Poretti, che ogni volta che lo vedo il mio fegato si ingrossa e il mio salvaschermo diventa color verde vescica biliare. Quella ha un corpo che scioglierei nell'acido, mannaggia la miseria! Ma perché non se ne va a fare la modella e ci lascia in pace? Qui a Milano quei vermi bavosi dei miei colleghi non fanno altro che parlare di lei. Per lavorare in un ufficio spedizioni bisogna essere cessi, c'è poco da fare. Dimmi che questa giornata passerà presto. Elena, parla per te quando dici cessi. Io non mi sento affatto cesso. E poi dovrebbe essere cessa al femminile, no? Allora vuoi dire che anch'io sono brutta, grassa e brufolosa come Roberta Cacace? Quella è davvero un cesso, tappato e inagibile. E poi, per tua informazione, io non mi spupazzo proprio nessuno. Ho detto solo che è carino. Anche Timmy, il mio cagnolino, che vuole tanto bene alla sua padroncina, è carino da morire. Ma mica... chiaro il messaggio, no? E poi vieni a dirmi che Mauro Pedretti è carino. Certo,
se capisci da che lato guardarlo tutto può essere. Baci putrescenti da Bologna. Mari, scusa, ma non volevo dire che sei brutta, grassa e brufolosa come la Robby. Chi potrebbe mai esserlo? Io volevo dire che in confronto a Sabrina Parenti tutti noi sembriamo di Cessi. A proposito, mi sono consultata con D'Appunto, il nostro linguista. Si dice cesso anche al femminile. Lui lo sa bene, perché è un esperto. La Poretti mangia ancora bacche, carote, muschio essiccato? Ha un vitino da vespa che le infilerei il pungiglione entro il coletto solo che si ritrova. Comunque scusa, non volevo offenderti. Viva la ciccia, viva i tortellini con la panna e vai con i cannoli alla siciliana. Ciao bella. Digerito l'olio di colza della mensa, noi dobbiamo ancora mangiare. E vuoi sapere perché? Tieniti forte, stiamo cucinando fuori al balcone. Tommy ha visto questo barbecue con le rotelle in offerta speciale a 15 euro e l'ha comprato. Sembra di essere alla festa dell'unità. Meno male che non c'è la Tigrotti, altrimenti per la rabbia le veniva uno sfogo sull'occhio grosso come una spugna. Abbiamo comprato 1 chilo di salsicce e adesso ce le cucciamo io e Tommy. Gli altri ci guardano terrorizzati. Mangiatevi le vostre stupide insalate e le vostre bresaole del piffero. Io e Tommy ci spariamo le salsicce in mezzo al pane. Dovresti vederlo. Maglietta smanicata, pantaloncino da mare infradito, puro stile Gomorra. Adesso sta bestemmiando perché il grasso è colato dal barbecue e gli ha praticamente fuso il ditone del piede. Ti lascio perché sono quasi pronto. Gnam gnam, a dopo! Barbecue? Salsicce? In ufficio? Siete sicuri che la sede 2 se lo permetta? In caso affermativo, domani costruiremo un forno in miniatura e sforneremo pizza go go. Vi invidio! Elena, Tommy al barbecue spacca di brutto. Sono le salsicce più buone del mondo. Abbiamo scassinato la scrivania di Anita Belloni. Indovina un po'? Quella bagascione teneva una bottiglia di grappa nel cassetto. Ce la siamo scolata tutte e adesso Tommy è chiuso dentro al cesso con la testa sopra il water, mentre a me la testa gira di brutto. I telefoni non squillano più. Sai perché? Li abbiamo staccati! È arrivata una potenziale rogna al telefono e così Tommy ha aperto quell'armadietto pieno di cavi e ha staccato tutti i telefoni. Spero di stramazzare a terra e di svegliarmi alle Bahamas. Ti prego, se leggi questo messaggio, chiamami subito. C'è la Gentrix, quel grosso cliente di Teo Rossi, che sta cercando di mettersi in contatto con voi. Sono incazzati neri! Siccome da lui nessuno risponde, hanno chiamato qui a Milano. Non so chi, ma qualcuno gli ha dato il numero di cellulare della Cozzi. Se quella lo viene a sapere, sbarca con il catamarano direttamente a Borgo Panigale e dichiara guerra alla città di Bologna. Chiamami! Marica? Marica! Questo è l'ultimo avvertimento. Hanno ufficialmente chiamato la Cozzi. La Cozzi ha chiamato Felicello, che è in vacanza a Porto Recanati con la famiglia Adams. Dicono che Felicello sia andato sulla macchina col costume e uno spiedino di mare in bocca. Sta venendo da voi, Marica! È incazzato nero con la panza di fuori. Sarà uno spettacolo orribile. Ti prego, chiama! Buon pomeriggio, è il dottor Felicello che vi scrive. Si può sapere cosa cazzo sta succedendo in quello squallido avamposto dell'inettitudine? Pure ad agosto siete capaci di combinare casini. Mi ha chiamato la signora Cozzi, che si è attaccata ai cosiddetti come un polpo allo scoglio. Dice che un certo dottor Filippone della Gentrix sta minacciando guerre e cataclismi. Primo, io non so chi cazzo sia questo Filippone. Secondo, stavo giocando a racchettoni con mio figlio sulla spiaggia e per la rabbia ho colpito in fronte un povero cieco che camminava sul bagnasciuga. Terzo, sto attraversando l'A14 in mutandoni gialli a 170 all'ora con la salsedine e la sabbia che mi stanno segando entrambi gli scroti. Quarto, alzate quella cazzo di cornetta, o giuro che vi faccio finire a smistare del bolle doganale al porto di Napoli. Fabio Felicello, Italian Operation Supervisor. Le mail ti raggiungono ovunque con BlackBerry.
succede. Mi sono svegliata e ho trovato tutti questi messaggi da leggere. La Gentrix, Filippone. Adesso mi ha scritto pure quell'aborto umano di Felicello. Dice che è sulla 14. Spero che faccia un bel frontale, così ce lo leviamo dai coglioni. Io non riesco proprio ad attivare i telefoni. Tommy è nel cesso. Sta affogando nel proprio vomito, credo. Senza di lui non so proprio come fare. Gira la mia mail ai quei putrefatti dell'help desk. Magari possono aiutarmi. Aiutami! Buon pomeriggio, Marika. Ti scrive quell'aborto umano del dottor Felicello, incastrato grazie a voi in un complicato ingorgo tra Cesena e Castel San Pietro Terme che assomiglia a un'enorme grigliata di carne umana. Se dovessi finire coinvolta in un frontale, stai tranquilla che ti terrò informata. Discuteremo i dettagli di persona, ora nel frattempo vorrei avere delle informazioni. Primo, chi ha staccato le linee del telefono? Secondo, chi è Tommy? Terzo, quanto tempo pensa di impiegarci per liberare la sua scrivania entro ieri? Se non trovate il modo di riattivare quelle cazzo di linee entro il pomeriggio, giuro che finite tutti ad Addis Abeba a stivare flaconi di sperma di cammello. Elena, ho combinato un casino. Ho scritto a Felicello invece che a te e l'ho chiamato aborto umano. Sono nella cacca più lurida, fumante e puzzolente che ci sia. Tu che lo conosci, c'è qualcosa che posso fare? Help, help, help! Chiedi all'help desk come si fa per riattivare i telefoni. L'unica cosa che puoi fare è cambiare nome, cambiare sesso, fuggire in Patagonia e vivere di pastorizia. PS. Ho girato la mail all'help desk. Auguri. Buon pomeriggio, sto percorrendo la 14 in corsia d'emergenza a 190 all'ora. Se la stradale non mi abbatte a cannonate, dovrei essere lì tra mezz'ora. Avete riattivato questi cazzo di telefoni? Elena, ce l'ho fatta! I telefoni funzionano di nuovo. Ora devo solo chiamare la Gentrix e risolvere i miei problemi con il Felicello. A lui potrei raccontare che in realtà era stato Tommy a scrivere al posto mio. Quello sta attaccato al water con il vomito sotto i piedi e una bottiglia di grappa in mano. È già spacciato. Che ne pensi del mio diabolicissimo piano? Ti terrò aggiornata sugli sviluppi. PS. Ma Simone dell'help desk è umano o è un puzzosissimo cyborg? Buon pomeriggio. Ti voglio solo informare che 1. La stradale mi ha beccato. 2. Mi ritirano patente e macchina per guida nella corsia d'emergenza. 3. Mi ritrovo a piedi al casello di San Lazzaro con i mutandoni gialli e ciabatte blu livido. Spero solo che nel frattempo abbiate risolto il problema con la Gentrix. In caso contrario prendete una latta di benzina e date fuoco a quell'avamposto comunista della pigrizia. Fabio Felicello, Italian Operation Supervisor. Le mail ti raggiungono ovunque con BlackBerry. Ciao Elena, qui è la tua super collega che ti parla. Tommy Ventura è uscito dal cesso che odorava come un carico di maiali morti. Ha timbrato ed è strisciato fuori dalla porta. Io, nel frattempo, ho parlato con la Gentrix e abbiamo risolto il problema. Ti rendi conto che hanno piantato questa rogna brutta e pelosa solo per avere una copia di una bolla doganale del 2005? Io l'ho mandata via fax. Sai che mi hanno scritto? Grazie, è lo stesso, ma abbiamo già risolto. Io dico che la gente si droga leccando la muffa delle ricotte scadute. Non ho parole. Vado via. Che vada a fottersi. Anche Felicello. Ti auguro uno spaccosissimo weekend. Marika Renani e Freddy Import, Bologna Brenno. Gentile signora Cozzi, buonasera. Qui è Fabio Felicello che le parla. Le scrivo per comunicarle che il problema con la Gentrix è stato risolto. Grazie all'intervento del sottoscritto, l'immonda filiale di Bologna dava finalmente il proprio contributo al gross profit dell'azienda mettendosi in contatto con il top customer di qui sopra. Richiedevano il ritiro di un pacchettino da 20 kg da inviare con la massima urgenza in Giappone. Grazie alle proprie aderenze nel settore trasporti, il sottoscritto, dopo una sfiancante sequela di telefonate, riusciva a trovare un mezzo per effettuare il suddetto ritiro e inviare al volo la merce all'aeroporto di Linate. Subito dopo ho avvertito il nostro operatore doganale che ha liberato la merce entro il termine di 7 minuti e 28 secondi all'arrivo, tempo che stabilisce il nuovo record europeo in ambito spedizioni. Entro domattina il carico arriverà all'aeroporto di Osaka, dove ho già personalmente avvisato il nostro ufficio corrispondente, che provvederà alla dogana e alla successiva consegna entro il termine di 22 ore dal ritiro all'origine, tempo che stabilisce il nuovo record transoceanico.
Stasera potrò quindi ricongiungermi con i miei familiari con la certezza e la fierezza di aver svolto ancora una volta il mio dovere e di aver onorato la fiducia che lei e tutto il consiglio d'amministrazione mi avete dimostrato 12 anni fa quando entrai come semplice fattorino dall'aria timida. Con tutta l'umiltà possibile, le auguro buona navigazione sul catamarano della felicità. Cordiali saluti, Fabio. PS, mi perdoni, abbiamo un apposito ufficio contabile, lei ha tutto il diritto di rilassarsi, ma avrei bisogno di una informazione. La spesa di una corsa in taxi da Bologna a Porto Recanati può essere giustificata come rimborso spese?